Ciao a tutti, io sono Gemma Cocca e vi parlerò di abitudini. Abbiamo visto nei tre video precedenti l'importanza dell'essere presente, del modo in cui le abitudini formano la reputazione che abbiamo di noi stessi, ma non abbiamo parlato della forza di volontà. Che ruolo ha in tutto questo? Una delle più potenti forme di motivazione è il progresso. Secondo quest'autore, il modo in cui la forza di volontà viene sviluppata è diverso da come pensano la maggior parte delle persone. Non è tipo, ho bisogno di essere motivato, allora devo provare di più, tentare in maniera ancora più drastica ad ottenere un determinato risultato. A quanto pare, in questo libro, James Clear dice che c'è stato uno studio che afferma che le persone che mostrano di avere il maggiore controllo su loro stessi, diciamo, sono quelle che sono tentate di meno. Loro affrontano le tentazioni meno frequentemente, quindi poi riescono a migliorare le proprie attività, le proprie abitudini, e quindi poi anche quando si presenta la tentazione, tra virgolette, riescono a gestirla bene. Quindi si torna al tema dell'ambiente fisico e sociale. Quindi il modo per ottenere la forza di volontà è di creare un ambiente che ti tenti meno, non è try harder, non è provarci ancora più forte, in maniera ancora più forte. Solo che poi succede una cosa una volta che riusciamo a acquisire queste nuove abitudini, questi nuovi comportamenti, succede che iniziamo ad andare col pilota automatico e a quel punto iniziamo a notare tutti gli errori che facciamo, tutte le imperfezioni, tutto quello che non va bene. A quel punto diventa molto utile usufruire di feedback esterni. Poi un'altra abitudine importantissima da acquisire, questo lo sto dicendo anche a me, soprattutto a me, è avere l'abitudine di leggere, perché tramite l'abitudine della lettura puoi trovare soluzioni e imparare nuovi modi per fare tutto il resto che ti interessa fare. Nel mio caso io purtroppo non sono una che legge molto, però ascolto molti podcast, audiolibri, eccetera eccetera, quindi per ora mi informo così, perché cioè preferisco che una cosa mi venga spiegata a voce invece che leggerla scritta. E infatti, ad esempio, io ho trovato queste soluzioni in podcast. I podcast ormai sono parte importantissima della mia vita. Quindi un obiettivo potrebbe essere appunto leggere e finire i libri che si stanno leggendo. Io non ho la sensazione di finire un libro da tanto, cioè non finisco il libro da tanto, l'inizio e poi li lascio lì, e quindi questa è una cosa che potrebbe funzionare per me. Un altro consiglio utile è quello di non stare tutto il giorno nella tua testa, fai qualcosa di fisico, perché se stiamo sempre a fare soltanto lavori di testa, le nostre paranoie ci iniziano a sembrare sempre più grandi, invece è veramente importante sfogare in qualche modo tutto quello che abbiamo dentro, anche a livello fisico, quindi con uno sport, imparare ad usare il nostro corpo in qualche modo. Paradossalmente i social media possono anche essere utili in questa cosa, perché se ci fate caso i social media è come costruire una piccola città e siamo noi a scegliere gli abitanti di questa città in base alle persone che decidiamo di seguire. Quindi è una grande responsabilità quella di scegliere persone che ci possono aiutare a crescere. Quindi questo era il quarto video di questa serie, io spero veramente che vi sia piaciuto. Il libro si chiama Atomic Habits di James Clear, è interessantissimo, comunque io nel box informazioni vi metto tutte le info e noi ci vediamo al prossimo video, ciao!